Buongiorno a tutti, sono Gianfranco Capuzzimati, Presidente del Consiglio d'Istituto Comprensivo Madonna della Camera del Comune di Faggiano, Monteparano e Roccaforzata. Siamo qui oggi all'Istituto Comprensivo di Faggiano, dove ci sarà la partecipazione del Dottor Forleo, che ci parlerà di un suo progetto, la culla della vita e l'abbandono del minore. Tutto questo è nato tramite il mercatino che noi ogni anno facciamo sia in tutti e tre i comuni, il mercatino chiamato così della solidarietà. Quest'anno abbiamo voluto devolvere tutto il ricavato proprio al reparto di terapia intensiva neonatale diretto dal dottor Forleo, proprio per cercare finalmente di dare un contributo vero e proprio a livello proprio territoriale e locale. Oggi ci ha fatto il piacere di essere il nostro ospite e quindi noi consegneremo un assegno fittizio di 3.941 euro per la precisione, che è ricavato di questo mercatino che si è svolto nel mese di dicembre. Il mese di dicembre un mese particolare, dato anche dovuto alla festività natalizia, ma dove tutti i genitori di tutti e tre i comuni hanno partecipato in maniera assidua. E questo ci ha fatto molto piacere, siamo qui oggi proprio per festeggiare questa bella giornata. Vi voglio passare la parola adesso al dottor Forleo, così vi dirà due paroline anche lui. Grazie. Allora, io sono qui, intanto sono commosso per la vostra partecipazione a un progetto che è un progetto medico, un progetto di come dire, valutazione squisitamente professionale e medica. Quindi vedere la popolazione e soprattutto paesi limitrofi che si occupano dei destini dei neonati in supporto agli aspetti professionali, questo lasciatemi dire che è commovente, cioè nel senso che credo che sia il goal di una società in evoluzione, cioè quelli di essere tutti insieme per produrre un risultato comune. Il risultato comune è quello che volentieri perseguiamo tutti, cioè quello della salute dei nostri neonati, della salute del nostro futuro, perché forse dico cose scontate, ma i neonati sono il nostro futuro. In un tempo di denatalità, quando la natalità sta veramente scendendo, proteggere il nostro futuro è perlomeno, diciamo, il goal fondamentale che dobbiamo perseguire. Quindi sono veramente onorato di essere qui e sono contento che si parli di queste cose invece di parlare di facezie, come le ultime considerazioni sulla nostra società in involuzione ci sta facendo vedere. Okay, grazie dottore. Sì, voglio passare la parola alla nostra preside, la professoressa Anna Rita Vozza, che vuole dirvi qualche cosa. Buongiorno, noi siamo oggi in un'occasione di grande gioia e orgoglio per la nostra scuola, perché tutte le famiglie dei 9 plessi che io dirigo, quindi 3 di Monteparano, 3 di Roccaforzata e 3 di Faggiano, si sono accordati durante il periodo natalizio, hanno organizzato dei mercatini di Natale e hanno raccolto una cifra molto importante per noi scuole, con un sacrificio da parte delle famiglie, perché chiaramente sono territori come tutti quelli nella provincia di Taranto non floridi da un punto di vista occupazionale, ma tutte le famiglie dalla prima all'ultima hanno contribuito in questa beneficenza e si è deciso di rivolgerla al reparto di neonatologia di Taranto, reparto di neonatologia che è diretto dal dottor Forleo, persona stimatissima da tutti noi, e io credo che questo sia anche un atto di stima nei confronti del lavoro che viene svolto in questo reparto, e noi siamo sicuri e certi che i soldi raccolti con sacrificio e con piacere dalle nostre famiglie verranno utilizzati nella maniera più proficua. Grazie. Per me e per tutti voi, le comunità di Monteparano, Roccaforzata e Faggiano hanno raccolto le loro forze e la loro volontà di beneficenza, indirizzandoli tutti quanti insieme verso un unico obiettivo, che è un obiettivo qui vicino. A volte si fa beneficenza lontano dai nostri occhi, ma io ho sentito proprio il desiderio da parte vostra di avere la sensazione di aver dato qualcosa sul nostro territorio. Devo dire che la scelta del reparto di neonatologia è una scelta che è molto legata alla figura del dottor Forleo, perché è una persona stimatissima. Io ho ricevuto tanti di voi, ho parlato con tante persone in questi mesi
e devo dire che soltanto un parlar bene, un'enorme fiducia e un apprezzamento continuo del suo decennale lavoro. Tutti noi lo conosciamo e lo stimiamo e io credo di rappresentare la comune voce dicendo che dare questo assegno al reparto di neonatologia e darlo al dottor Forleo sapendo che verrà speso nella migliore maniera possibile per i bambini del nostro territorio. Oggi 24 gennaio 2020 è una giornata particolare per l'Istituto Comprensivo Madonna della Camera e per tutta la comunità scolastica a cui va il mio affettuoso e sincero saluto. In qualità di Presidente del Consiglio d'Istituto, che mi onoro di rappresentare, rivolgo la mia attenzione e la mia stima alle istituzioni qui presenti, alla Preside, alla dottoressa Narida Bozza, alle autorità presenti dei tre comuni, Fagiano, Rocca Forzato e Monteparano, a voi genitori e gli alunni che purtroppo dovevamo incontrare poi nella seconda parte, comunque avremo occasione prossimamente di stare nuovamente insieme con il dottor Forleo. E dulcis in fundo, ovviamente, voglio ringraziare ad un professionista, ad un uomo, ad un medico che considera il suo lavoro una vera missione di vita. E parlo del dottor Oronzo Forleo. Ripetiamo. Sono un pubblico che pensavo, io avevo detto infatti, fate venire anche le classi della scuola media, ma non pensavo un pubblico così forte, eccetera. Siccome poi in ospedale passo per maschilista, cioè vedere tutte donne, perché io vivo con le donne da quasi 40 anni, quindi devo dire sono a casa mia anche oggi perché siete tutte donne, mi fa piacere. Molte di voi sono mamme che ho conosciuto nel corso degli anni e che continuo a vedere. Quindi sono onorato veramente, non è un modo di dire, perché se voi avete interesse per queste cose significa che veramente stiamo perseguendo, come ho detto prima, qualcosa di positivo. Cioè, se voi vi occupate dell'ospedale, che non è un ospedale che è pubblico ma qualche volta viene visto come lontano, significa che le cose vanno bene. Il mio amico ha detto sono pochi, ma sono tantissimi, un tempo in cui veramente noi siamo molto portati all'edonismo di altre cose, vi farò vedere anche come la penso, eccetera. Quindi tre paesi, tre comuni che si mettono insieme per avere un discorso di solidarietà, 3.400 milioni di euro per me sono moltissimi, sembra un miliardo insomma, ma un miliardo perché siete qui a sentire le mie istanze, le mie considerazioni e soprattutto ogni tanto, se non parliamo di calcio o di gossip, insomma fa bene perché questo riempie di più e magari parleremo anche di altre cose. Perché parleremo della culla per la vita? Vi devo dire subito, prima delle slide che ho preparato per rendere meno noioso il nostro eroppio, perché a Taranto si parla sempre di morte, stiamo diventando degli specialisti di morte, il che mi infastidisce con quel piglio campanilista che ognuno di noi dovrebbe avere. E devo dire che il campanilismo sta diventando una malattia per niente infettiva. Io vorrei invece infondere questo virus del campanilismo per dire vediamo dentro di noi i nostri bisogni. E così anche per quanto riguarda la solidarietà. Chi mi conosce sa che ho coniato un neologismo, solidarietà campanilistica, perché certe volte non ci accorgiamo che è il nostro vicino di casa che ha bisogno. E quando è nata l'Associazione Delfini Neonati, che è una onlus, non c'è bisogno per le persone esperte di dirle, ma esistono le onlus vere, con tanto di Ministero delle Finanze eccetera, e delle onlus non vere. Vi prego, informatevi sempre, come quando andate dal meccanico, è bravo? Come quando andate dal dentista, è veramente dentista? Vi spiego. Quando date una cosa, perché i vostri soldi sono sacri, il vostro pensiero è sacro, è un onlus vera? Allora, grazie a tutti perché avete pensato a noi, cioè al nostro gruppo, eccetera. Grazie al dottor Fusilli che ha
anche diciamo perorato questa causa, e poi se non sono onorato io che tre comuni insieme hanno pensato la stessa cosa, insomma questo devo dire mi fa molto molto piacere. Io voglio soltanto esprimere la gioia di vedere la sala così piena innanzitutto. Un ringraziamento che va fatto a tutti voi genitori, perché una diciamo piccola idea, quella di voler iniziare il nostro mercatino della solidarietà indirizzando i nostri sforzi ad un'associazione individuata nella persona del dottor Forleo, continuare ad esprimere quello che è stato detto lo conosciamo tutti, non ha bisogno di frasi per elogiarlo, il suo lavoro è già tanto quello che fa nella nostra società. Averlo qui oggi è stato veramente il risultato dei nostri sforzi, dei vostri sforzi, perché tutti quanti hanno contribuito ad averlo qui e a questa giornata qua. Eravamo un pochino preoccupati di non riempire la sala, ma vedo che posti vuoti non ce ne sono. Tante altre persone che sapete benissimo non sono potute intervenire perché non volevamo accoglierli in piedi o magari aspettare fuori senza sentire quello che qui veniva detto. Adesso è stato preparato un assegno simbolico che firmeremo noi rappresentanti, che è il completamento di questa giornata, ma il completamento di questa giornata e mi farebbe tanto piacere che sia il preludio di quelle future, di quelle a venire. Vi ringrazio tutti quanti per la cosa, sperando che sia stato veramente un bel incontro per tutti noi. Un saluto molto molto veloce. In primis vorrei ringraziare appunto voi tutte mamme che una volta che vi abbiamo comunicato a chi era stato devoluto tutto l'incasso avete accolto molto ma molto ma molto generosamente. Vorrei fare anche un ringraziamento alle insegnanti che hanno comunque sensibilizzato i nostri bambini e hanno fatto sì che i loro piccoli soldini possano aiutare appunto dei loro futuri amichetti per scuola. E anche il nostro dottor Fusilli, che ovviamente è anche impegnato un po' di tutti, e niente, vi dico sempre soltanto grazie, grazie, grazie. Ovviamente anch'io volevo ringraziarvi a nome ovviamente per le mamme di Monteparano, e grazie soprattutto per l'impegno per organizzare il mercatino. Grazie per aver portato tutti i vostri oggetti, le torte, i dolci e le preparazioni. So che quasi tutte lavorate e dedicare un giorno alla beneficenza è una cosa molto importante. Spero sia l'inizio di una collaborazione a lungo termine. Madonna della Camera per l'associazione Delfini e Neonati Onlus. Lo ridiciamo, associazione Delfine e Neonati Onlus, perché ovviamente ognuno di noi può comunque diffondere, come dicevamo, per beneficenza che non sia il giorno di Natale. Hanno firmato anche la signora Conte e la signora Briganti, e adesso il presidente del consiglio d'istituto, il signor Capuzzimati. Ci sono tutte e quattro le firme, consegniamo, avvicinatevi, sposto la sedia. Grandi hanno collaborato con i soldini, i più piccoli magari hanno prodotto dei beni alimentari. Alimentari per quanto concerne i fabbisogni dei bambini, nulla di più bisognosi. Ognuno ha fatto quello che poteva nella sua età e noi insomma abbiamo cercato di far capire anche ai bambini piccoli che simbolicamente donare il pane per loro forse è più chiaro rispetto ai soldini. Ma tutti hanno fatto, insomma, e quindi una cosa. A questi genitori e alla prossima occasione di beneficenza. Grazie, buona giornata.